Ciao ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. È stranissimo ritornare dopo 3 settimane di assenza totale, ma sono stata strapresa col lavoro, quindi non sono mai riuscita a registrare, a mettermi qui con calma, a registrare un video. Cioè io piuttosto che fare un video così veloce, alla cavolo, non lo faccio perché comunque un video ci tengo, anche perché poi va editato bene, non va editato così a caso. Ho cercato anche ogni tanto di fare dei vlog, ma poi li iniziavo e non li concludevo mai, quindi non aveva neanche senso metterli così tanto per metterli. Quindi preferisco veramente ogni tanto staccare e magari un dopo un tot tornare, spero comunque faccia piacere. E oggi andremo a fare un video make-up perché ho comprato dei prodottini da Kiko e quindi voglio provarli insieme a voi. Oggi ho fatto una base che è super super leggera perché con questo caldo, cioè, non voglio fare basi pesantissime. E quindi appunto ho già fatto la base, tutto, che poi tra l'altro è sempre la stessa. Ho lavato anche le sopracciglia perché anche lì di prodotti non ne ho. Anche se c'erano alcuni prodottini di Kiko, ma siccome sto termi cioè ho dei prodotti che sto utilizzando, non avevo voglia di spendere soldi in altri prodotti per sopracciglia perché non mi servivano. Quindi, però, della collezione che vi farò vedere, che avrete letto dal titolo, ci sono anche i prodotti per sopracciglia. Scusate anche a questa coda di cavallo così, ma veramente fa caldo e i capelli sciolti proprio non ci siamo. E direi di partire subito. Io non so se legarmi i capelli oppure no, ma adesso io ho la frangia tirata così. Ah no, ok. Allora, ho 4 prodottini perché da Kiko se prendevi c'era la promozione, c'era la promozione 2 più 2, ovvero compri 2 prodotti e altri 2 sono in omaggio. In omaggio, cioè lo so, scegli i prodotti che vuoi, 2 in omaggio non li paghi. E poi, appunto, con questa promozione c'è la travel bag in omaggio anche lei, che praticamente è una borsa per metterci dentro per le vacanze, tipo cavi, make-up, scarpe, cioè qualsiasi cosa. Tra l'altro super carina, l'avevo già aperta, l'ho rimessa dentro, però ve la faccio vedere. E sono quelle sacche un po' easy, così, con il laccio sopra e boh, molto carina. Devo dire che vabbè, anche utile perché queste sacche qua servono veramente sempre. E niente, direi di partire facendovi vedere i prodotti. Beh, tra l'altro anche questa sacchettina qua è molto comoda, penso di utilizzarla per il cellulare al mare perché è comodissima. Però sappiate che se andate a usufruire di questa promozione da Kiko, avete la sacca in omaggio, cioè almeno dove ho preso io c'era, poi non lo so. Allora, partirei da questa qui, che è una palettina. Ho voluto dare una seconda chance perché un tempo non mi sono trovata bene con scusate, c'era qualcosa. Scusate. Non mi sono trovata bene con le palette di Kiko. Ho detto, però, ho visto questo, ho detto, vabbè, proviamo a dargli una seconda possibilità. E sto parlando della Beyond Limits e la 03 Positive Attitude. Spero di aver detto giusto. E è proprio veramente una prima impressione perché non l'ho ancora mai swatchata, cioè l'ho swatchata in negozio. E questa è la palettina sui toni del rosa, perché dovete sapere che i miei toni abituali sono tutti in nude, marroni, così. È veramente, veramente strano comprare una palette così. Però ho detto, voglio provare. La palettina fuori è semplicissima, arancione, molto carina. E appunto questi sono i prodotti che andremo a provare in questo video. Poi ho preso sempre di questa linea il mascara, lo 03 che è waterproof, color nero. C'era anche blu e verde se non sbaglio. Blu sicuro, verde non mi ricordo, cioè non mi ricordo altri colori. Comunque un mascara che andremo a provare pure lui, appunto da scovolino così. E appunto waterproof, tutto questo qui. E poi non cadere. Bene, 2 prodottini labbra. Allora sto parlando della Lip Tint, che è la numero 04, che è questa qui, questo colore qua, che io ho detto, vabbè, proviamolo. Anche, non l'ho annusato. Guarda anche il profumo, come profumazione molto buona. E poi ho preso una Creamy Lipstick. Proveremo tutte e due, vedremo un po'. Okay, proviamo questa qui è la 03, ed è questo color magenta, bellissimo. E proveremo anche lui. E diciamo, direi di iniziare subito. Partirei con gli occhi e non so, sono un po'. È tutta tutta shimmer, devo dire tutta. E quindi
Iniziamo subito con questa palettina. Allora, partirei con questo marrone qui. È tutto shimmer, quindi vediamo un po'. Anche com'è come pigmentazione non lo so. Cioè, l'ho swatchato qualche ombretto, ma ovviamente sull'occhio è diverso. E boh, non lo so, è tutta una sorpresa. Ho sbagliato pennello, no dai, dovrei riuscire perché non vorrei fare un danno. Allora, bisogna prelevare abbastanza prodotto. Che già devo dire, boh, però no dai, ci sta, non lo so. Io è un po' strano fare queste recensioni, però voglio un po' buttarmi in queste cose. Perché secondo me è anche utile, non so, a gente che comunque vuole provare prodotti, le vedo anch'io molto spesso queste recensioni, prime impressioni, perché appunto proprio un prodotto che proprio non hai mai neanche aperto la confezione e poi è tutto un mistero. Sì, è pigmentato, ma devi fare tante tante passate. Però devo dire che è molto bello questo colore. Questo color marrone con dei riflessi un po' violacei. Leggo un po' di viola io dentro. Poi mi scuso se dalla videocamera si noteranno pochissimi colori, ma non capisco come mai mi storpia sempre i colori nell'editing. Non ve lo capite tu. Però devo dire che è molto molto bello, mi piace. Bellissimo. Mi piace, mi piace. Poi andrei a prendere questo color qui. Questo vicino, e sempre con lo stesso, tanto meno male, sia lì, vado a metterglielo verso l'angolo interno. Che schiarisce un pochettino il tutto, siccome ho fatto un po' di un fallout, però ho un po' sbavato, vado a sistemare con un colore un po' più chiaro per rendere l'interno occhio più luminoso e non scuro. Però devo dire che è molto molto bello. Dopo vi faccio gli swatch sul braccio per vedere un po' col dito com'è. Però devo dire, diciamo che comunque all'apparenza non mi sta sembrando male come palette. Ora vado a prendere questo colore qui, questo rosato, vediamo un po'. Anzi, no, prendo un pennello piatto. Metterglielo sopra, si asciuga. La devo dire che appena lo applichi non è che si nota, è luminoso ma non tanto, se è un po' più tendente al matte, però non mi dispiace la cosa. La cosa che appunto tutte le palette di Kiko mi fanno è che col pennello non sono tantissimo pigmentate, cioè di fare più passate. Ma da sempre le palette di Kiko mi fanno questa cosa, non chiedetemi perché. E noto che sta facendo un po' di fallout. Questo sì. Dopo andiamo a toglierlo. Vado a sfumare. Sfumare si sfumano bene perché appunto si fa un po' fatica. Scusate, ma mi dà fastidio. Ok, vado a prendere questo, sempre questo colore qui, vado a metterlo sotto. Incomincio già a metterlo sotto per dargli un più definizione all'occhio. Mi piace un sacco questo colore. Ora col dito vado a prendere questo rosa qui chiaro. Proviamolo anche col dito. Ecco, il dito come sempre sono più pigmentati. E questo è molto più scimmio. Mamma mia, che bello! Spettacolare. Come sempre col dito sono molto più belli. Bellissimo. Molto bello questo punto di rosa.
cat grigio, ma proprio bellissimo. Bellissimo, mi piace. Vado a prendere anche una punta di questo oro qui. Non so come far vedere questo. Anche lui un pochettino. E lo vado a mettere più nell'angolo interno. Illuminano ancora di più. Metto anche un po' qua sotto. E comunque deve essere un look. Spiego, mamma mia, com'è pigmentato. Diciamo che allora col dito, come sempre, perché sempre col dito sono molto più pigmentati. Mi piace. Bellissimo. Diciamo bene o male, potrebbe essere un look finito perché io non, essendo un look estivo, non andrei avanti. Non ho provato ovviamente l'azzurro perché non sono colori che predico. Non ho provato questo. E il marrone, marrone nero, marrone scuro. Due non ne ho, tre non ne ho provati, però ne ho quattro anche questo. E magari in un'altra, però direi di fermarmi qui perché non vorrei far troppo. Ok, direi che può andare, mi piace un sacco. Ora vado a mettere, allora, sempre stando in tema Kiko, vado a mettere un po' di Kajal perché diamo un po' più di definizione all'occhio. Ma stanno easy. Ma giusto un po' sotto. Ok, che è il Deep Black Kajal. Non metto eyeliner perché non voglio rimanere molto, molto easy. Piegando le ciglia, perché comunque non conoscendo il mascara, io gli do una bella piegata. Okay. E ora vado a prendere questo mascara che appunto è waterproof, speriamo sia positivo. Poi comunque i mascara io non li giudico subito perché anche il mascara che sto utilizzando, che vi prendo, che mi è caduto, perfetto, che è questo qua di Sephora. All'inizio leggendo varie recensioni sul web non ne parlavano benissimo e sinceramente non mi è mai attratto dal primo istante, invece adesso mi sta piacendo molto, quindi aspetto sempre un attimo, diciamo che come prima impressione non voglio soffermarmi, ma andrò avanti a utilizzarlo perché è molto naturale vedendo così, eh. Piccolino lo scovolino, il che è molto comodo. Cosa che mi piace è che le districa bene, quello sì, vedo un sacco. Ok, faccio due passate come sempre perché è il mio must fare. Direi, allora, per ora mi fermo qui. Allora, ti metto da vicino. È molto, adesso, molto naturale. Vi farò sapere anche nei prossimi giorni, però devo dire che per l'estate, per avere un look super, super naturale, se l'hai capito, direi che possiamo promuoverlo. Tra l'altro mi piace anche un sacco il pack giallo opaco. Mi piace un sacco. Ora passerei ai prodotti labbra e proviamo prima questo, che è un creamy lipstick, che è il color 03. Vado a prendere una velina per togliere il burro cacao. Allora, ho portato tutto perché voglio farvi vedere quanto è bello. L'ho preso da Carrefour, beh, è bellissimo, cioè, è fantastico. Quindi volevo farvi vedere quanto era bello. Vado a togliere un po' di burro cacao perché non voglio alterare il prodotto. Però appunto così ho le labbra morbide. Proviamo.
Allora, molto semplice, ovviamente, magari devo metterci una matita perché è molto cremoso, poi non so la durata, non so neanche se stia bene con questo trucco occhi, però era giusto per farvi vedere un po' la consistenza. È molto burroso, molto morbido e secondo me è adatto anche per chi magari soffre di labbra screpolate perché è molto molto scorrevole. La profumazione quando lo mettete è molto buona. Anche lei è molto confortevole e rimane un finish molto lucido. Però devo dire che mi piace. Poi adesso lo vado a togliere. Poi vi dirò prossimamente come mi trovo, come la durata e tutto, come rossetto. Vediamo. Andiamo a toglierlo. Come si toglie, come si presta a essere tolto. Diciamo che togliendosi un po' rimane. Fate conto che lo sto togliendo solo con una velina senza struccante. Devo dire che un po' rimane sotto e la cosa positiva. Direi di andare a provare la lip tint. E io sulle tinte sono molto critica perché mi piace un sacco provarle. Pennellino super piccolo, quindi molto comodo. Io qua apro la palette e uso lo specchietto perché voglio un po' più essere ancora più precisa. Adesso, allora, l'odore quando l'applicate sa di un tipo una cosa, mi sta venendo in mente, altre volte è un po' pizzica, ma non so se è giusto o no, però tipo sa di una colla che si usava da bambini, non era, non lo so, l'odore di una colla per incollare, cioè, boh, vediamo se si asciuga, però devo dire che il colore è molto molto bello, mi piace. Devo dire che sì, questo direi che ci sta molto meglio col make-up e devo dire che sbianca anche i denti questo colore rispetto all'altro che un po' ingialliva. Voglio vedere se si asciuga perché appunto è una lip tint, quindi in teoria dovrebbe asciugarsi. Dovremmo un po', però devo dire che mi piace come colore, mi piace un sacco. Sembra invernale, ma all'applicazione e sulle labbra con l'incarnato devo dire che è un bel colore. Poi ovviamente adesso io sono bianca cadaverica, non che poi abbronzandomi divento scura. Divento diciamo un color biscotto molto leggero, un pochettino mi abbronzo. Carnagione di una nordica proprio. Con origini di Roma, però mannaggia a me, ho anche origini nordiche, cioè comunque ho il 50-50, quindi un pochettino prendo, ma poco. Però devo dire che non mi spiace, si sta asciugando. Allora, ci metto un po'. Allora, la cosa è positiva perché comunque se tipo sbavi o sbagli, hai tempo di ritoccare. Si asciuga molto gradualmente, però me lo sto promuovendo. Poi non so tra quanto si asciughi. Però lo sento proprio che piano piano era molto più liquida. Adesso si sta asciugando, non so se quando ci vorrà, boh. Però devo dire che mi piace. Veramente vi consiglio di andare a dare un'occhiata a questa linea qui del mare, perché è appunto molto, molto buona. Io posso dire molto valida. Poi andremo magari in un altro video a provare i colori che non ho provato, magari comunque insieme anche agli altri. Tentiamo la fortuna con l'azzurro, che è un colore che mi spaventa tantissimo perché non sono veramente capace. Però devo dire che come prodotti non ho speso male i miei soldi perché sto rivalutando un po' la palette, cioè rispetto a alcune palette che ho comprato in passato. Questa mi ha
mi ha fatto rivalutare un po' il branding fatto di ombretti e appunto devo dire che è molto molto buona. Pack super semplice, tra l'altro bella l'idea di farlo opaco, mamma mia, veramente non faccio video da 3 settimane, non mi esco le parole. Bene, comunque mi piace un sacco. Promossa anche lei. Mascara, vi dirò poi anche in futuro come sarà, perché appunto essendo la prima passata io non voglio dire, oh mio Dio, non è che colora tanto. In effetti è molto naturale, poi comunque utilizzandolo man mano. Semmai, adesso faccio una cosa che non andrebbe fatta, vado a fare una passata col mascara asciutto, vediamo se cambia oppure no. Non si dovrebbe fare, però noi ce ne freghiamo. È molto liquido, devo dire, che non mi sono accorta prima, ma adesso bisogna stare attenti che non fuoriesca il prodotto perché, vedete, molto liquido. Mentre le due, la tinta e il creamy lipstick, questa è molto cremosa, la proverò con una matita in modo tale per vedere un po' com'è, per una matita matta. Mentre la tinta che si sta asciugando è molto, si vede che è proprio studiata per l'estate perché comunque ho fatto due passate ed è molto naturale. Non so se ha preso un difetto, non so se è giusto che deve essere così, però devo dire che il risultato non mi dispiace perché appunto è molto molto naturale, quindi promosso anche lei. E si sta asciugando però, no, sì, si è asciugata e rimane un finish super morbido perché appunto la prova bacio sulla mano rimane. Mi piace, è tipo una tinta che colora le labbra, che rimane molto easy, ma senza avere lo strato spesso ed è positivo. Basta, ciaone! Mi sa che andrò a fare un altro giro da Sephora, però. Sì, da Sephora, ciao! Da Kiko per vedere altre tinte. Mannaggia a me perché ho provato queste cose. Questo è il look finito, mi piace un sacco, super luminoso, super estivo. Spero vi sia piaciuto anche a voi. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale se non siete ancora iscritti.